Giorgio, Buongiorno, grazie per venire, per la visita a Barcelona. Puedo decir que solo tenemos a dos autores más que tantos libros tienen en nuestro catálogo, que son Viktor Frankl y Paul Watzlawick, el gran maestro también de Giorgio Nardone. Precisamente junto con Paul Watzlawick, Giorgio Nardone publicó hace 21 años El arte del cambio. Giorgio, ¿en qué sentido se puede hablar di una rivoluzione copernicana in questo primo libro? Questo libro è stato il manifesto eh, della evoluzione della terapia breve strategica, nel senso che qui si presenta l'evoluzione di un modello, che era il modello del Mental Research Institute di Palo Alto, verso una eh, particolare applicazione alle differenti forme di patologia in modo più preciso, più rigoroso, più chirurgico, con stratagemmi terapeutici messi a punto ad hoc per quelle patologie, in particolare in questo libro si presentano i primi due protocolli per il disturbo fobico e per il disturbo ossessivo e compulsivo e quindi quello è l'inizio di un'avventura. È una rivoluzione copernicana perché eh, sia rispetto alle psicoterapie tradizionali, eh, dove eh, l'idea è di lavorare sulle soluzioni che poi ci spiegheranno i problemi quindi l'obiettivo non è andare alla ricerca delle cause o delle spiegazioni ma l'obiettivo è andare alla ricerca delle tecniche per produrre il cambiamento terapeutico che se funzionano e le puoi applicare a più casi ti spiegheranno il problema e questo è stato l'inizio ma è stata anche una rivoluzione copernicana rispetto alla stessa terapia sistemica e strategica perché prima era una terapia che si basava soprattutto sulla creatività del grande terapeuta, come Milton Erickson, come John Wickland, come Paul, ma eh, il modello era so, solo 5 step e non c'erano eh, specifiche forme di terapia per le differenti forme di patologia. E anche questa è stata una rivoluzione nel senso eh, epistemologico del termine. No? Il passaggio a un altro paradigma. El nuevo libro se dedica al fenómeno de hartarse, vomitar, torturarse. Entiendo que lo novedoso es que los, que los dos autores eh, ven la bulimia y la autolesión, normalmente considerados dos trastornos distintos, como dos aspectos de lo mismo. ¿Por qué están vinculados? Come si può spiegare che i giovani si danno in questa maniera? E perché è un fenomeno cada vez più frequente oggi in día? Nel 1993 partì il progetto di ricerca, ricerca-intervento, nel senso trovare le soluzioni che spiegano i problemi per i disordini alimentari. E il lavoro fu focalizzato su anoressia e bulimia, che erano le due patologie a quel tempo più note. Lavorando su questi due disturbi, proprio focalizzati sulle soluzioni che erano in grado di eh, cambiarli, ci siamo imbattuti in quel periodo nel disturbo che poi noi stessi abbiamo definito per la comunità scientifica sindrome da vomito vomiting, ovvero quelle ex anoressiche o ex bulimiche che mangiavano e vomitavano. Ma Mentre per l'anoressica vomitare serve a non ingrassare, per la bulimica serve a dimagrire, per la vomiting si mangia per vomitare, non si vomita perché si è mangiato. E quella fu una scoperta molto importante, anche perché mise in luce quanto il metodo aveva una fertilità, cioè conoscere i problemi attraverso le loro soluzioni. È un metodo di tecnologia avanzata perché eh, se io ho la soluzione che mi funziona su tante persone che hanno lo stesso tipo di problema, quel protocollo, quel metodo mi spiega in modo assolutamente validato come funziona il problema. A quel tempo abbiamo messo a punto una soluzione completamente nuova, un, un protocollo terapeutico nuovo perché i trattamenti per l'anoressia e la bulimia non funzionavano sul vomiting, in quanto il vomiting. Diventa una forma di piacere. Mentre per l'anoressica vomitare è una tortura necessaria e anche per la bulimica, per non ingrassare o per dimangrire, per la vomiting è il piacere. E sembra una roba veramente sconvolgente perché il senso comune non riesce a pensare che io possa abbuffarmi per poi vomitare. E far diventare questa cosa una forma di piacere compulsivo tanto da non poterne fare a meno tanto da non riuscire a interromperlo tanto da arrivare come nei casi peggiori a farlo ripetutamente più volte al giorno la maggioranza delle persone che muoiono per cosiddetta anoressia non muoiono di anoressia muoiono per caduta del potassio che è un collasso perché mangiano e vomitano quindi è una patologia a cui noi abbiamo dato il nome dopo aver messo a punto il protocollo terapeutico. A distanza di vent'anni da questo primo studio, quello che è stato interessante è stato vedere come le vomiting che sono di lungo corso, ovvero che lo fanno da tanto tempo, aggiungono altre forme di tortura piacevole. E le altre forme di tortura piacevole che si osservano proprio come un accessorio che si aggiunge al mangiare e vomitare sono gli atti autolesionistici, in particolare il tagliarsi, perché il tagliarsi, eh, il vedere il sangue, la sensazione del dolore che si trasforma in brivido che diventa quasi piacere. Si inizia in adolescenza, si inizia quasi sempre uh, come fattore addizionale o a un disturbo bulimico, quindi a una fame da bue, perché bulimia vuol dire questa, no? fame da bue, o a un'anoressia. Però dopo un po', basta qualche mese in cui si mangia e si vomita, si trasforma, diventa un disturbo eh, che noi definiamo una compulsione basata sul piacere. Il sottotitolo del libro, ora pubblicato in castiano, è La terapia in tempo breve. Otro libro publicado por Giorgio Narone y también Paul Batzlavic en Herder es precisamente este, Terapia Breve, Filosofía y Arte. ¿Qué tienen estos dos libros que ver? Si, y la gran pregunta, naturalmente, para nosotros y los lectores, sobre todo, es: ¿se puede realmente tratar? e curare trastorni tan profondi come l'autolesione la in una terapia breve. Il mio lavoro da 25 anni a questa parte, dal primo progetto di ricerca, e uh, questo è stato per certi aspetti un altro fattore di rivoluzione copernicana, perché uh, il mio istituto è stato il primo a attivare delle ricerche sistematiche su campioni molto vasti e su campioni quindi di centinaia, migliaia di casi. E non solo italiani ma in tutto il mondo attraverso allievi e altri e utilizzando proprio l'idea che la soluzione spiega il problema ma per spiegare il problema la soluzione deve funzionare e noi abbiamo pubblicato eh, nel 2005 in un, il testo che eh, riprende una parte di lì e c'è una ricerca che c'è in un altro testo eh, successivo eh, una Valutazione su 3.482 casi nell'arco di 10 anni usando i criteri più rigorosi della ricerca scientifica e la ricerca mostra come l'88% dei casi trattati ha trovato la completa remissione del disturbo nell'arco di 7 sedute. Questi casi sono stati seguiti con follow up a distanza di tempo: 3 mesi, 6 mesi, un anno per i disturbi più. Uh, come dire semplice, fino a 2-3 anni per i disturbi più gravi come il vomiting o il disturbo ossessivo compulsivo o forme di patologia più severa e invalidante E uh, si osserva che no, se la terapia è stata portata a termine non si hanno né ricaduta né spostamenti del sintomo. Tutto questo dimostra che la terapia può essere breve, ma può essere non solo qualcosa che funziona. E poi si ripresenta, può essere breve, definitiva, se il cambiamento terapeutico è un cambiamento radicale. E qui arriviamo a un punto fondamentale che è stata l'altra rivoluzione rispetto anche alla tradizione strategica e sistemica, ovvero lavorare non semplicemente sui comportamenti manifesti, sulle tentate soluzioni che si osservano, ma portare i pazienti a cambiare la loro percezione della realtà, non a controllarla come si fa nelle terapie cognitive, comportamentali, o non semplicemente cambiando gli schemi relazionali come si fa in una terapia familiare o sistemica, ma a condurre la persona attraverso esperienze reali, concrete, quelle che noi chiamiamo esperienze emozionali correttive, ok? A cambiare il modo di percepire la sua realtà, e quindi cambiare la sua reazione, cambiare la sua costruzione di realtà. Allora, questo è partire da una omeostasi patologica, romperla, costruire un'omeostasi sana che tende a mantenersi proprio per il concetto di resistenza al cambiamento tipica di ogni omeostasi. Si tratta, come già abbiamo detto, di un fenomeno tra adolescenti, soprattutto, e in effetti gli esempi che si danno nel nuovo libro sono di pazienti giovani. Naturalmente, los que más afectados se ven, aparte obviamente del, del mismo paciente, en este caso son los padres. ¿Cuáles son las primeras advertencias para padres y madres que su hijo o su hija padecen de esos trastornos? ¿Qué pueden hacer? Y naturalmente la gran pregunta, ¿se deberían sentir culpables los padres? La familia es casi siempre coinvolta. Oh. cerca di intervenire e non ci riesce o si arriva a delle rotture, a degli allontanamenti, ma sono gli allontanamenti finti perché allontanano per non vedere ma rimangono in contatto. Ora la prima cosa da sfatare è che eh, su questo disturbo, ma come nella maggioranza delle psicopatologie, la responsabilità in senso di causalità lineare, no? i genitori sono responsabili dei problemi dei figli, è veramente un'affermazione ridicola. Nel senso che eh, da una certa età in poi ognuno è responsabile di se stesso. Gli studi più, direi, accreditati dimostrano che con gli stessi stress emotivi e relazionali nell'infanzia, nell'adolescenza, al 50% si dividono i soggetti che diventano deboli, fragili o patologici e quelli che diventano forti, resilienti, capaci, che vanno oltre. Quindi, Direi basterebbe solo questo per dire che non c'è alcuna prova di un'influenza diretta. È chiaro che certi climi familiari possono influenzare questo. Eh, questo argomento noi l'abbiamo trattato in un altro libro da voi pubblicato, I modelli di famiglia", famiglia. E già lì noi facciamo vedere come i modelli di famiglia del mondo occidentale, evolutesi soprattutto verso i modelli iperprotettivi e permissivi, facilitino. Lo sconfinamento in disturbi in adolescenza perché eh, deresponsabilizzano i giovani, non gli permettono attraverso ostacoli da superare, esperienze anche critiche, ma che poi fanno sentire capaci, Bene? non permettono loro di acquisire autostima, responsabilità e pertanto rende più facile lo sconfinamento in disturbi di vario tipo. Direi che Purtroppo uh, la prevenzione, nella maggioranza delle psicopatologie, non esiste. Anzi, tentativi preventivi diventano di nuovo tentate soluzioni che alimentano i problemi. Facciamo due esempi divertenti. L'educazione sessuale nelle scuole. Noi sappiamo, e queste sono ricerche fatte in più Stati europei e non solo, anche negli Stati Uniti, che quando ci sono degli esperti che vanno in una scuola media inferiore o media superiore, parlano dei problemi della sessualità, l'anno dopo quei problemi si trovano incrementati, <ride> non ridotti, ma peggio ancora sui disordini alimentari. Noi abbiamo avuto un'esperienza nostra di fallimento, perché eh, una delle coautrici del libro eh, del primo libro le Personas della Comidas. Uh, nel nord-est dell'Italia ebbe la richiesta dalla regione di organizzare dei corsi nelle scuole per far conoscere i disordini alimentari. Eh, noi abbiamo avuto la prova provata frustrante che nelle classi dove erano stati fatti i corsi, rispetto alle classi dove non erano stati fatti i corsi, l'anno successivo c'era una percentuale di disordini alimentari significativamente superiore. Quindi la prevenzione è pericolosa quando si parla di disturbi mentali perché si può trasformare in una profezia che si autorealizza. Pensate quanto è complesso questo mondo! Eh?